Messaggeri selfie. Amo messaggeri, amo. Buongiorno, oggi domenica 18 agosto lo sterminio riguarda Caino e Abele. Caino e Abele è un quadro che io ho scritto dietro, che è stato fatto nell'anno 2000, ma mi sono sbagliato, è stato fatto molto prima. Sì, è stato fatto molto prima. Mi sa che è stato fatto intorno al 1995, una cosa. Adesso, comunque l'anno di nascita non ha importanza. Mi ricordo che feci una fotografia a Francesco Anastasia, che è uno dei gestori della famiglia, che cura dal 1973 la pizzeria-ristorante più antica per gestione familiare, una delle più antiche, forse c'è il Gallo più antica di loro, di Ravenna, anche se sono di Salerno, dalla campagna, una famiglia di persone squisita. Francesco sarebbe stato un bambino, un ragazzo, un uomo che io ho visto crescere, no? Perché abitavano nel cortile dove... E l'ho sempre trovato un ragazzo con un viso speciale, fantastico, buono, intelligente, angelico. E un giorno, penso che lui potesse avere una ventina d'anni, gli feci due fotografie, sempre a lui, no? Spostandomi semplicemente un po' con la luce, che ho utilizzato come modello per fare la faccia di Caino e Abele. Senza stabilire che sia Caino e che sia Abele, ma lasciando allo spettatore la decisione, no, di chi possa essere. E che cosa ho voluto dire con questo quadro? Mi ricordo che in quel periodo ero in macchina con Silvio Bartolotti, in quel periodo era successa una cosa. Il figlio di una, il bambino di una famiglia di americani in gita nel sud dell'Italia, si ritrovò il figlio ucciso da un proiettile vagante o da una sparatoria che era successa tra malavitosi, eccetera. Nicolas si chiamava questo bambino, che fece un certo eco nell'opinione italiana, no? E mi ricordo che parlando con Silvio gli disse: guarda, le radici del bene e del male sono intrecciate. Non puoi dire, ecco, caviamo tutto il male e lasciamo tutto quanto il bene, perché non funziona così. Perché ad esempio, vedi il fatto di Nicolas, è stato un dolore per i suoi genitori sicuramente, no? La perdita del figlio. Poi allo stesso tempo hanno donato gli organi, e per chi ha ricevuto gli organi quel dolore, quel problema invece è stata una cosa buona. Per cui il bene e il male spesso lo decidiamo dal nostro punto di vista e dalla nostra convenienza e in base alle nostre necessità, no? Individuali, però le cose comprendono, includono aspetti più importanti. Questo quadro, anche se dovessi distruggerlo, quando l'ho fatto pensando ad un'animazione dove questo fotogramma era semplicemente, questa immagine era uno dei tanti fotogrammi che devono raccontare una piccola storia, no? Una piccola storia utilizzando i personaggi già conosciuti. Adesso non sto a raccontare l'animazione, perché se la farò la vedrete. Però al di là di tutto, la potenza di questo fotogramma, di questo quadro, riesce a dire che le radici del bene e del male sono intrecciate e non possono che essere così. Se tu potessi separarle, interromperesti la vita, impediresti alla vita di essere se stessa. Per cui è un tema questo qui che ci accompagna nella nostra mentalità fin dai primi racconti che sentiamo da bambini, no? Caino e Abele. Abele era il buono,
Caino era il cattivo. Caino era geloso di Abele, perché Abele faceva dei sacrifici, non faceva i sacrifici. Non mi ricordo bene se consegnava solo frutta, insomma praticamente Caino geloso di Abele perché Dio privilegiava i suoi doni, le sue offerte a lui, per gelosia l'ha ammazzato. Ci hanno raccontato per tanti anni questa storia, adesso c'è Biglino che ci racconta un'altra storia, che in realtà il prediletto era Caino perché Caino sacrificava gli animali e agli dèi piaceva l'odore di certe parti del corpo arrostite, perché questo odore gli manda il visibilio, gli toglie l'emicrania e tutte queste cose. Fondamentalmente nessuna delle due potrà mai essere verificata nella sua autenticità o verità, ma non è neanche il punto. Il punto è che il bene e il male dipendono dal tuo giudizio. Quante volte nella mia vita ho giudicato una cosa buona e poi nel tempo mi sono accorto che era sbagliata, e quante volte ho giudicato una cosa sbagliata da non fare assolutamente, da evitare a tutti i costi, che nel tempo invece poi mi sono accorto che non potevo vivere senza di lei. Quante volte è successo a me e forse anche a te, a tutti quanti voi. Per cui Caino e Abele è questo quadro che avevo offerto anche a Francesco Anastasio qualche giorno, tipo un mesetto fa. Gli ho detto: guarda, io voglio sterminare delle cose, siccome questo quadro è stato fatto con la tua figura, se tu lo vuoi in regalo te lo do. Ho detto sì, verrò a vedere, ma non si è ancora fatto vedere, per cui mi sembra che non manifesti un grande interesse neanche regalato. Allora ho detto ok, allora lo mettiamo sul patibolo, se c'è qualcuno che lo vuole salvare. Il prezzo di Caino è di 1.000 euro, perché c'è anche la cornice, la 4 stagioni, che ho modellato espressamente utilizzando parti di cornici in pastiglia francesi, al quale ho aggiunto i putti, le colombine di Ravenna, varie cose, insomma. È stato un mix, una staffetta di lavoro artigianale partito dall'Ottocento francese fino ad arrivare al contemporaneo italiano. E quella è la cornice 4 stagioni bianca. Il quadro, la tecnica del quadro è stata fatta con il crackle, in modo che desse il tempo dell'antichità, no? E ha delle parti che tendono un pochino a staccarsi, ma è solo un'illusione ottica. Io ho fatto in modo che la cosa sia fissata lì per sottolineare che nella parentesi tra il bene e il male c'è la caducità della temporaneità di questo corpo, che in questo tempo, in questa parentesi tridimensionale, ha un decadimento, si sgretola, passa, ma non passa l'ospite che lo guida. Dunque, questo è Caino e Abele. Se c'è qualcuno che lo vuole riscattare, io sono ben felice che possa andare in una casa e che si possa salvare un pezzo di storia e un tema così importante. Penso trattati da pochissimi pochi artisti abbiano trattato Caino e Abele. Io almeno non ricordo, e comunque non con una precisione sui ruoli come ha questo quadro qui. Ma questa è una mia opinione, ovviamente. Per cui questo è il Caino e Abele, che è il 18 di agosto, questo bel dì di domenica, per il prezzo di 1.000 euro può essere riscattato, oppure il 21 settembre, se non sarà stato riscattato, verrà riscattato quel giorno lì da qualcuno che nel frattempo capisce che può farlo e gli conviene farlo e ha piacere di farlo, oppure se raggiungiamo le 10.000 firme, che sono molto importanti. Le 10.000 firme, le 10.000 firme per salvare tutte le sculture condannate sono contanti, che a voi non vi costano niente, vi deve costare quello sforzo di prendere e fare una scelta, dire: io sto con questo progetto, sono d'accordo con questo progetto, lo firmo. È uno sforzo minimo che viene chiesto. Se non c'è neanche quello, è giusto che le cose si distruggano, perché non ci siamo più. La morte
la distruzione non la devo fare io, c'è già, è già un dato di fatto. Il mio esperimento è solo per vedere se c'è ancora vita nell'essere umano. E sembra che qualche cosina ci sia, sembra che qualche cosina ci sia. Sono molto fiducioso. Vi saluto e vi auguro una buona domenica. Messaggeri selfie. Amo Messaggeri.